Allora ragazzi, siamo qui a fare la prova percorso della Amastuola Wave Trail, 17 km a Massafra, quindi gioco in casa, e già fatta l'anno scorso come gara, veramente, veramente bella. Il percorso penso che non ci siano cambiamenti, quindi adesso facciamo questi 6-7 km di prova percorso per gli amici, e in più c'era anche la prova scarpe ASICS. Infatti tutti quanti abbiamo le ASICS, sia gel trabucco che le trabucco Max. Quindi vamos! Dopo 7 km, queste sono le mie condizioni. Qua sono tutti felici e contenti, allegri, non vedono l'ora di fare questi 17 km. Fresco, freschissimo ragazzi, c'è comunque una differenza. No, no, qualcosa c'è, Qualcosa c'è, ok. buongiorno ragazzi. Allora, oggi mi è venuto un colpo perché sono entrato in macchina e segnava le 8:39, la gara partiva alle 9. Ho detto: ho fatto un danno, e invece mi sono dimenticato di cambiare l'ora. Quindi sto più o meno in perfetto orario, anche perché la gara è vicino casa, più o meno a 10 km. Quindi vamos ragazzi, andiamo a ritirare il pettorale. Siamo al ritiro pettorali dentro la masseria di Amastuola. Ritiro pettorale velocissimo. Adesso vado a salutare un po' di amici, che ho ancora tempo ragazzi per fare due chiacchiere come sempre, e ci prepariamo. Vedete che tempo, vedete? Stupendo. Siamo qui alla partenza. La cosa che mi piace di più del trail è quest'area spensierata di tutti i rider, che si chiacchiera, si scherza. Guardate, ammirate questo cielo, goduria assoluta. Manca neanche 5 minuti alla partenza, tutti tranquilli. Ok, siamo partiti. C'è stato un pronti e ho dimenticato di far partire praticamente il GPS. Si riparte. Quanto mi piace il trail. E allora ragazzi, qui dalla regia mi dicono che siamo intorno al 4 km. Questo perché mi sono dimenticato, anzi ho provato a schiacciare per far partire il GPS, ma non è partito, me ne sono accorto dopo tanto tempo. Quindi questa gara la farò senza guardare. Una Sventus Race. Ce l'abbiamo. Allora, comunque, per adesso tutto va bene, le temperature buone, si suda parecchio. È un buon profumo di bosco, come dico. A dopo. E dopo circa 6 km di corsa ci troviamo con un bel gruppo di camminatori che, benedica, vanno più veloce di noi. Altro che camminatori! Allora che passo, guarda! Grandi! E siamo arrivati al momento più brutto e distruttivo di ogni trail, che è la salita. Adesso vediamo fino a quando riesco a farla correndo, dopodiché passerò alla mia camminata felpata da ghepardo. Come dice Davide, da Costa Tarantino. Piano piano ce la faremo. Siamo qua, il GPS mi dice intorno al sesto chilometro, 600 metri, ma in realtà siamo intorno al settimo chilometro. Quindi vai con la salita e ci vediamo dopo. Subito dopo la salita c'è il ristoro, quindi ci vediamo al ristoro. Allora ragazzi, il bello dei trail e delle salite è che poi ti ritrovi con personaggi del genere che ti sparano da oltre 20 anni. Quest'anno mi ha appena detto che ha concluso 51 gare. 51 gare, ragazzi, rendete conto? E niente, questa è la salita, eh. Non vorrei dire che poi
Devi correre, devi correre. Dopo corriamo. Alla discesa. Alla discesa. Allora, take up. Finito il ristoro. Abbastanza veloce, la bottiglietta d'acqua. Recuperato un po' di energie. Si ritorna subito a correre. E siamo a metà. Metà del percorso. Per adesso abbastanza tranquillo. L'anno scorso stavo veramente peggio. Quest'anno sto bene, si corre un bel po'. E a dopo. Siamo al 12° chilometro, mancano intorno ai 5 km con il trail. Non si è mai sicuro perché l'ultima volta che abbiamo detto la gara era di 17 km, sono arrivato a 19, quindi lasciamo sempre la sorpresa. Niente, quindi siamo al 12° chilometro, per adesso va bene, ho fatto la seconda salita clamorosamente correndo, quindi l'allenamento in palestra di forza sta avendo i risultati previsti, ovviamente correndo parolone, non è che sono andato chissà quanto, no, non l'ho fatta camminando e sto benissimo. A dopo. Si rallenta poco perché si corre lungo delle strettoie e ogni tanto si cammina perché ovviamente è abbastanza pericoloso perché ci sono tante pietre, il terreno veramente non è lineare, vediamo un po', e quindi ci conviene essere prudenti. Allora fanciulli, siamo al, ho cercato l'occhio, siamo al 15° chilometro, quindi mancano 2 chilometri alla fine. E questo è il percorso che ho già fatto venerdì come prova, e diciamo è simpatico perché è stretto e insomma si può andare piano, recuperare, però di stare attento perché ci sono parecchie radici. E l'anno scorso qui sono caduto, me lo ricordo benissimo, e adesso vediamo se lo rifaccio anche quest'anno. A dopo. Manca veramente poco, forse neanche 1 chilometro, siamo insieme ai camminatori grandissimi. Posto veramente incantevole, ragazzi, e adesso mi confondo in mezzo ai camminatori. Buongiorno. Buongiorno. Cosa hai fatto, Cosimo? 17? 17, 17. Ok, quindi sei al meritato arrivo. Sono cotto, adesso c'è quello di mangiare. Bene. Ci siamo divertiti, soprattutto quella è la cosa importante. Percorso bellissimo, sempre già fatto l'anno scorso, e ci ho messo pure di più. L'anno scorso l'ho chiuso in 2 ore. E adesso sono in 1:44, ragazzi. Dai. Stai anche parlando. Quindi, mi raccomando. A dopo. Ciao, vuoi venire con noi per allungarti qua? No. E allora, ragazzi, abbiamo finito adesso. Bellissimo trail. Io ho seguito un po' di cammino. Ed eccoci qua. All'arrivo. E adesso, come sempre, quella più bella, ecco qua, c'è! E faccio, ragazzi, anche questi 17 km sono andate! Dai! Allora, commento a caldo che mi piace tanto. Medaglia presa, abbiamo concluso questo trail alla grande, 1:48, non sono stanco, assolutamente non sono stanco, sono state 2 salite carine, impegnative, una l'ho fatta camminando, l'altra invece sono riuscito a correre in modo veramente tranquillo, quindi gli allenamenti vanno bene, allenamenti di forza e palestra mi stanno dando i loro frutti, e adesso pensiamo alla prossima gara che sarà tra 2 settimane sul lago di Garda, sempre gara ASICS. Ragazzi, mi raccomando, vi voglio presenti. È a fare casino, Si fa casino! Allora, questo è una chicca della Mazzuola Wave Trail. C'è un ristoro così, ragazzi.
fatemi fare la passarella, eh! Raga! Dove si trova un istone così, eh? Adesso ritorno indietro, se no qua vanno fuori tutto e io rimango senza mangiare. Allora ragazzi, commento a caldo, fine gara. Qui abbiamo Elio, brand trainer del sud, brand trainer Asics, che ha fatto provare le scarpe, le gel trabuco Max e le gel trabuco quindi un feedback veloce, secondo te quali sono state le scarpe che sono piaciute di più? Alla fine basta il gusto di corsa, tutte e due hanno avuto un feedback super positivo, quindi siamo contentissimi di il risultato è proprio oggi. Perfetto ragazzi, quindi grazie a tutte, anche a me, approvate 17 km, fate il mio personale e quindi che vi posso dire? Allora ragazzi, non preoccupatevi perché non ho fatto la fine del passatore, sono ancora vivo e sano, vi sto godendo questo fantastico massaggio. E adesso facciamo anche pubblicità a questo giovanotto, eccolo qua. Ciao ragazzi, grazie Cosimo. Vai. Quanti voi? Sono Daniele e ci divertiamo un pochettino aiutando i nostri atleti nel post gara con questo piccolo massaggio rilassante, ma per togliere un po' di tossine dalla fatica fatta. Cosimo ovviamente ha fatto tantissima fatica, quindi ha bisogno di tante. Oltre a tanto tanto cibo, ovviamente ho già fatto il mio rifornimento e tra un po' ritorno, quindi vi godo questo massaggio e ragazzi a presto.